Reduce dalla prima sconfitta in campionato, per il Monte Sant'Angelo la voglia di riscatto è tanta e l'ostacolo da affrontare si chiama Viestese. Sul perfetto manto erboso di Vieste va in scena una gara straordinaria. Mister Piemontese deve fare a meno dello squalificato Capitan Simone e dell'indisponibile Principe e schiera Meloro tra i pali, Miucci, Frattaruolo, Cioffreda e Santoro in difesa, centrocampo con Quidadamo, Germinale, D'Apolito e Ricucci, tandem d'attacco composto da Simone e Diego Quidadamo. Pronti via e Locali subito in vantaggio. Lancio di Vescera, Frattaruolo manca l'impatto con la palla, sponda per Palumbo che da pochi passi batte il portiere, 1-0. La reazione degli ospiti è imminente. Peppe Quidadamo vede e serve con uno splendido assist Diego che ha tutto il tempo per controllare e trafiggere l'estremo difensore, 1-1. Al 17esimo punizione di Santoro, pallone messo fuori e raccolto da Germinale che calcia e colpisce il palo. Irrompe Cioffreda che colpisce di testa ma la palla termina di poco al lato. Al 26esimo si rivedono i padroni di casa. Difesa ferma per un mancato fuorigioco, l'attaccante salta il portiere e batte a rete, ma Frattaruolo salva in calcio d'angolo. Alla mezz'ora ci prova Simone ma il tiro è alto. Poco dopo, bella combinazione Diego Ricucci, pallone ancora per Simone, tiro e pronta la risposta di Vescera. Al 37esimo la Viestese si riporta in vantaggio. Tiro da fuori area di Pupillo, deviazione beffarda di Miucci e Meloro viene spiazzato. 2-1 per i locali grazie alla rete messa a segno dal proprio attaccante, capitano e allenatore Pupillo. L'ultima occasione del primo tempo è sulla testa di Diego. Ad inizio ripresa parte forte il Monte Sant'Angelo con Simone che vede e serve Diego, il quale manca la palla. Al 53esimo bella palla di D'Apolito per Ricucci che solo in area viene travolto dal portiere ma l'arbitro lascia scorrere. Un minuto dopo pericolosissima la Viestese che penetra in area ma è decisiva la chiusura di Cioffreda. Al 65esimo la svolta della gara, fallo di mano in area Viestese e calcio di rigore. Dal dischetto l'implacabile Germinale pareggia il conto dei gol, 2-2. Al 73esimo il nuovo entrato Biceglia, al rientro dopo un periodo di stop serve Simone che viene atterrato dal portiere, secondo penalty per gli ospiti. Ancora Germinale che cambia lato ma non sbaglia, 3-2 per i bianconeri che capovolgono il risultato. Al 77esimo azione da manuale per il Monte Sant'Angelo. Simone per Biceglia che serve in profondità a Diego, assist per il bomber Simone che deposita in rete, 4-2. Continua ad attaccare il Monte, sostenuto da un pubblico entusiasta per la prestazione. Cross al centro, testa di Cioffreda e splendida parata del portiere Vescera. Un minuto dopo l'inesauribile Simone ruba palla e calcia a giro, esaltando i riflessi del portiere di casa. Sul successivo corner tiro dalla distanza di Germinale diretto sotto il 7 e ancora il portiere decisivo. All'89esimo Simone corona la sua splendida gara, servendo Biceglia libero in area che segna il quinto gol, 2-5. Allo scadere la Viestese trova la marcatura con un'azione curiosa. Lancio in area di Palumbo, D'Apolito e Meloro non si intendono, irrompe Cavaliere che con un plateale colpo di mano anticipa tutti e mette in rete. Stupore sugli spalti, l'arbitro indeciso va a chiedere spiegazioni allo stesso Cavaliere che ovviamente afferma di aver colpito di testa. L'arbitro convalida, le immagini si commentano da sole. Finisce 5-3, una gara ricca di gol con il Monte Sant'Angelo che ha voluto rispondere sul campo all'opaca prestazione della scorsa settimana
e riconquista la vetta della classifica. Giovedì 26 novembre si giocherà il recupero della quinta giornata di campionato contro la Civilis Atletico Manfredonia, mentre domenica ci sarà l'attesissimo derby tra Monte Sant'Angelo e Matinum. Beh, è stata una partita combattuta, una bella partita. Penso che il primo tempo è stato di nostro dominio, chiudendolo 2-1, e poi secondo tempo, come al solito, la mia squadra perde di concentrazione, un po' per la preparazione che non abbiamo fatto, un po' per caratteristiche dei giocatori che il secondo tempo non riescono a fare quel salto di qualità che dovrebbero fare, insomma, per cercare di portare il risultato a termine. Il risultato è giusto? Ma diciamo di sì, ho visto un buon Monte Sant'Angelo, una squadra bella compatta, una buona difesa, un buon centrocampo, un discreto attacco, quindi una squadra equilibrata, quindi penso che la vittoria sia giusta. Sì, siamo un po' in difficoltà, come ti dicevo prima, perché la preparazione, questa, purtroppo a Vieste c'è l'estate, tutta la gente lavora, quindi preparazione non è stata fatta, i giocatori si sono avvicinati a questa squadra, chi a metà ottobre, chi a fine ottobre, quindi non c'è stato modo di lavorare bene, però io credo in questa squadra e sicuramente la salvezza lo otterremo il prima possibile.